Siamo in collegamento con Massimiliano Manfredi, consigliere regionale della Campania del Partito Democratico. Salve, grazie per aver accettato il nostro invito, ben trovato. Grazie a voi e un saluto a tutte le telespettatrici e telespettatori. Allora, purtroppo la Campania detiene un brutto primato, la maglia nera per quanto riguarda le morti bianche e le morti sul lavoro. Una proposta arriva dal Consiglio regionale per andare incontro alle esigenze di quelle che sono anche i familiari delle vittime, diciamo, delle morti bianche. Lei è primo firmatario di questa proposta. Sì, allora, innanzitutto un quadro d'insieme, come lei giustamente ricordava, motivo per cui c'è stata questa mozione a mia prima firma, cofirmata dai colleghi del Partito Democratico e votata da tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione del Consiglio regionale, che ringrazio per la condivisione di questo lavoro. La mozione è stata approvata nel Consiglio di alcuni giorni fa ed è stata predisposta anche a ridosso del 28 aprile, che è stata la giornata mondiale, l'ILO, la giornata mondiale della sicurezza del lavoro. La mozione invita la giunta regionale a predisporre una modifica della legge regionale del 2008, che norma quelle che sono le competenze della regione in materia di sicurezza del lavoro, sapendo che questa è una materia di dimensione, diciamo, che ha delle competenze di tipo nazionale e riguarda il tema praticamente della costituzione nei processi civili da parte degli enti pubblici. Il quadro prevede che comunque ci troviamo in un quadro generale, come lei diceva, poi entriamo nello specifico della proposta, che vede purtroppo nel primo trimestre un aumento del 2,2% degli incidenti sulle morti del lavoro, il 51% delle denunce degli infortuni, questo parlo nazionalmente, e purtroppo la Campania nel rapporto tra incidenti e popolazione, perché noi siamo la seconda regione d'Italia, ha un triste primato. Il Covid non ha fermato, nonostante le chiusure aziendali, questo flusso, e quindi l'obiettivo innanzitutto deve essere quello di non parlare di queste cose post, cioè di certificare purtroppo l'indicibile, cioè delle morti o degli infortuni permanenti, ma cercare di passare sul rafforzamento della prevenzione. Consigliere, il problema è, diciamo, c'è anche un problema di costo, perché gli infortuni sul lavoro pesano naturalmente tanto sul sistema sanitario nazionale e quindi sulla regione. Quindi è importante intervenire anche su questo punto. Noi agganciamo, perché molte volte noi ci sentiamo, voi da cronisti, quando succede un grave incidente, i cittadini, le associazioni dicono: ma perché quell'ente pubblico non si costituisce parte civile? In realtà, in base al decreto legislativo nazionale del 2008, è già certificato quelli che si possono costituire parte civile, sono l'INPS, l'INAIL, le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, non gli enti pubblici. Ricorderanno gli amici che il primo processo Eternit si costituì la regione Campania, all'epoca c'era il sindaco Iervolino che presenziava tutti i processi, ma il comune non si poteva costituire perché non ce n'era motivo di nesso di casualità. Nel caso dell'Eternit, dato che i suoli erano di proprietà della regione, in quel caso ci fu l'inghippo. Allora, però poi c'è stata una giurisprudenza che si è seguita in base a delle sentenze, e appunto uno dei temi è quello che diceva lei, cioè dal punto di vista civile si può costituire un collegamento, perché il lavoratore che riceve un grave infortunio e ahimè dopo magari perisce, per incuria del datore di lavoro, del sistema produttivo, deve essere curato dal sistema pubblico, che come noi sappiamo il sistema pubblico nazionale è su base regionale. Quindi la regione su questo primo tema si può rivalere costituendosi parte civile sull'azienda e sui datori di lavoro per recuperare quelle spese. Attraverso questo canale si può costituire quello che prima non era possibile, ma adesso una serie di sentenze lo consentono, e per questo noi chiediamo l'adeguamento della legge, costituire parte civile all'interno del processo. Secondo punto, sempre che riguarda la regione, anche in base a delle sentenze che ci sono state, dal punto di vista penale invece la regione si può far carico di un risarcimento per danno d'immagine. Perché? Perché quando succedono grandi tragedie, logicamente questo lede sulla ricettività degli investimenti e degli investitori sul nostro territorio, perché lede l'immagine della sicurezza e quindi, come devo dire, della capacità della Campania o di quel territorio di accogliere quegli investimenti. E ci sono sentenze che hanno ammesso come parte pubblica, dal punto di vista penale, un risarcimento penale.
logicamente. Quindi su questi due versanti la mozione chiede di modificare la legge regionale per costituire una, diciamo, per dare la possibilità alle regioni di costituirsi in maniera automatica, visto l'evoluzione di questa giurisprudenza, e di chiedere agli enti o giudiziari o dell'INPS o dell'INAI come soggetto attivo di avere in tempo reale la notifica dell'infortunio, cioè certo, di non saperlo dal telegiornale o dal clamore, perché poi sappiamo bene che a prescindere dal dramma, ogni morte, ogni infortunio diciamo ha lo stesso valore, perché è una sconfitta per la società. Assolutamente, consigliere, le chiedo però, insomma, oltre a questa proposta e a questa riforma, c'è bisogno di prevenire gli infortuni sul lavoro. Questo significa controllare, sì, che ci sia la sicurezza sui luoghi di lavoro, perché la normativa esiste e c'è. Esiste in tutti i campi, dal settore edile piuttosto che in altri settori, però purtroppo molto spesso le regole non vengono, diciamo, eseguite come dovrebbero. Infatti a fianco al fatto normativo ci stanno poi due cose fondamentali. Noi dobbiamo discutere, come giustamente diceva lei, dobbiamo imporre che questa cosa sia non ex post ma sia ante. Così come i lavoratori e il sindacato, diciamo, con un'evoluzione addirittura siedono con i loro rappresentanti nei consigli d'amministrazione per decidere degli utili e dei piani industriali, la sicurezza per il lavoro e le morti bianche non possono essere un elemento di contrasto quando il fatto già è avvenuto, semplicemente tra datore e sindacato. Già esistono delle commissioni provinciali con le ASL, l'INAIL e l'Ispettorato del Lavoro, che però dovrebbero monitorare, che non sempre vanno bene. Ma è evidente che oltre le regole, come giustamente diceva lei, oltre gli strumenti di controllo, serve un nuovo patto tra datore di lavoro, società e lavoratore, perché così come ormai nell'evoluzione si pianificano gli utili e gli investimenti, la sicurezza del lavoro a monte deve diventare un elemento di condivisione della costruzione del processo lavorativo, perché per il datore di lavoro non solo la salubrità, ma la sicurezza del lavoratore, la formazione del lavoratore sono il più grande patrimonio che c'è. Ecco, io ho ricordato nell'intervento dove ho chiesto il voto, ringrazio i colleghi per averlo dato in maniera unanime, della mozione, il caso della mamma di Luana, quella ragazza, diciamo, operatrice nel settore tessile di Prato, che come voi avete visto è stata inghiottita da una macchina, ha perso la vita, una macchina alla quale era stato tolto il fermo per evitare di rallentare la produzione, quindi c'era chiaramente un abuso. Bene, la compagnia assicurativa dell'azienda gli ha fatto una proposta transattiva alla madre di 1,2 milioni. Questa ragazza lascia un bambino di sei anni e la madre ha rifiutato la transazione e ha chiesto il processo ordinario, a prescindere da quale sarà l'esito economico del risarcimento per i figli, perché lei ha detto: la vita di mia figlia non ha prezzo, può avere soltanto una piccola consolazione per noi e per il figlio che non la vedrà più, soltanto se si abbatterà diciamo il numero delle morti sul lavoro. Io credo che la vita delle persone non abbia prezzo e che quindi, a prescindere da quello che giudicherà diciamo il giudice nel processo ordinario come risarcimento e responsabilità alla mamma di Luana, alla famiglia di Luana, noi teniamo che il suo figlio di 6 anni non avrà più la madre, e la madre è andata via soltanto perché svolgeva il suo lavoro. Ecco, noi dobbiamo far sì che questi casi non solo ci indignino, ma soprattutto non si verifichino più. Certo, e la politica deve fare la sua parte, insomma, e quindi far sì che la sicurezza sui luoghi di lavoro diventi una reale priorità. Noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro. Arrivederci. Grazie per l'ospitalità, grazie a tutti e ci vediamo prossimamente.